Rieccoci oggi con un nuovo video e due mazzi, come vedete, di carte. Quest'oggi li utilizzerò tutti e due. Abbiamo i Viceversa Tarot, che ormai sicuramente anche già conoscete da tempo, e anche questo mazzo, per nulla nuovo perché io lo utilizzo da diversi anni. Questa è l'edizione del 2006, quindi siamo nel 2023, ormai circa 17 anni, diciamo, che io uso questo mazzo. E infatti, insomma, notate che ha l'aspetto un po', diciamo, usato, per così dire. Ovviamente non sono i tarocchi tradizionali, ma non sono nemmeno oracoli. Sono un giusto compromesso, a mio avviso, queste carte di Imperiali, di Emanuele Imperiali, proprio perché sono una via di mezzo tra i tarocchi, quelli che appunto noi utilizziamo quotidianamente, i 78 arcani, e dei semplici oracoli, poiché questi danno delle indicazioni ben precise su fatti, eventi e soprattutto anche sui tempi di determinate situazioni. Sono 40. Numericamente direi inferiori rispetto appunto ai tarocchi, e hanno una vastissima gamma di stese che si possono appunto utilizzare con loro. Comunque, la domanda che oggi andremo a sviscerare con questi due mazzi è questa, ossia, lo rivedrò? Ci sarà finalmente un incontro? E se sì, di che tipo sarà questo incontro? Teniamo conto di una storia tra voi e un'altra persona che non è chiusa, semplicemente una storia altalenante, come ce ne sono tante, quindi ci si vede, ci si sente ogni tanto, perché magari non si è ancora sicuri, perché magari si è all'inizio di una conoscenza, o semplicemente perché magari è una storia clandestina, quindi è un triangolo, quindi magari l'altra persona è impegnata o voi siete impegnate, di conseguenza ci si riesce a vedere un po' poco. Quindi non è una storia chiusa, ma una storia in stand-by, cioè un po' di tempo, un po' di giorni che non sentite e non vedete più questa persona e adesso vi manca. Vogliamo chiedere quindi sia a questi arcani che hai Viceversa Tarot, questa persona finalmente si farà sentire, soprattutto lo rivedrò, cioè puntiamo la domanda sull'incontro. Ok? Allora, io metto chiaramente come sempre da parte i cofanetti. Questo tra l'altro è anche molto bello, perché vedete, ha questa apertura semplificata. Una volta le facevano veramente molto bene le cose. Penso siano ancora in commercio, però, è passato tanto tempo effettivamente, però penso siano ancora in commercio. Allora, questo mazzo però di arcani oracoli li utilizziamo dopo. Per adesso usiamo i nostri Viceversa Tarot, che io ovviamente andrò ancora a mescolare. Allora, vogliamo sapere questa persona, innanzitutto, anche magari cerchiamo di capire perché si è bloccata. Diamo anche una sbirciata un po' alle eventuali cause, ok? Non si sa mai quello che potrebbe venire fuori. Il presente della situazione. È uscito un papa. Presente della situazione. Ovviamente, che cosa questa persona ha intenzione di fare con voi e poi che cosa farà in maniera concreta. Quindi avete già capito che oggi non utilizzerò il metodo degli 8 arcani o dei 10 arcani, bensì momentaneamente quello dei 5 arcani. Allora, anche perché poi dovendo usare appunto anche questi, vi ripeto, poi le tempistiche del video diventerebbero un po' troppo lunghe. Allora, vediamo un po'.
Allora, cerco di metterle più in alto possibile. Allora, cerchiamo di capire il passato della coppia, cioè con la prima carta cerchiamo di capire perché questa persona si è fermata, cioè che cosa può aver causato, diciamo, il blocco fra di voi momentaneamente. Allora, vediamo un po', anche se ovviamente sapete che viceversa Tarot tolgono un po' la suspense perché hanno chiaramente anche il retro, quindi si poteva già dedurre appunto dall'inizio, ossia il Cavaliere di Coppe. Ecco, in questo caso il Cavaliere di Coppe ci viene in accezione negativa, cioè che cosa può aver bloccato la situazione. Allora, la vostra è tuttora una situazione mutevole, cioè una situazione in divenire. È una situazione carica sentimentalmente, chiaramente perché è un Cavaliere di Coppe, ma non è vincolata da degli schemi rigidi e prestabiliti. Quindi è una situazione assolutamente libera di poter mutare, di evolversi come e quando si vuole, soprattutto guardando verso un futuro che sia definitivo ma che non è ancora presente. Mi spiego bene. Evidentemente questa persona vi ha voluto, vi vuole e secondo me c'è anche del sentimento forte. Perché è un Cavaliere di Coppe, quindi parliamo di una persona sentimentalmente presa e sentimentalmente innamorata. Ma è una persona che purtroppo, evidentemente con voi, non ha ancora stabilito dei paletti, un ruolo ben preciso. O se anche vi ha detto: sì, ok, da oggi io sono il tuo fidanzato. Domani lascio la mia compagna, attenzione perché interiormente è un cavaliere, non è un re. Il re ce l'abbiamo qua. Vi do un'anticipazione, anche se non dovrei, eh. Ma in realtà questa persona non era ancora matura per un reale cambiamento dentro se stesso. Il cavaliere è più immaturo del re, più saggio del paggio, questo sicuramente. Ma è più immaturo. Allora, questa persona non era ancora in grado di potersi prendere delle responsabilità fatte e finite. Ok? Cioè dentro se stesso, vi ripeto, anche se ve lo diceva, non era vero, cioè non si sentiva in realtà talmente tanto ufficialmente legato a voi da dovervi delle spiegazioni, da dovervi una presenza costante. Era una persona che diceva dentro se stesso, quando era realmente sincero, sì, le voglio bene, sì, mi piace, sì, la desidero, sì, la voglio, ma vediamo come va. Se sono rose, fioriranno. Questa è una persona che si è sempre, sempre ritagliato uno spazio interiore per se stesso. Cioè non era una persona semplicemente che si sentiva legata a voi in maniera definitiva. Ecco perché vi dicevo all'inizio che era una persona che viveva con voi una storia libera di cambiare, di evolversi. Alla ricerca ancora, vi ripeto, di una situazione definitiva che però lui vedeva ancora lontana. Quindi non è un vero e proprio inganno quello che la persona ha ordito alle vostre spalle. È una situazione ancora immatura, non del tutto prestabilita, che non ha ancora dei confini ben precisi, al punto da poter dire: ok, io mi sento il tuo compagno definitivo, io sono il tuo uomo definitivo. No. Questa persona non si sentiva tale. E vi ripeto, nel caso in cui fosse una
storia, una relazione clandestina, cosa che potrebbe essere, viste poi queste due carte, comunque, questa persona, anche se vi ha fatto pensare o dedurre, o ve l'ha anche magari detto, che avrebbe lasciato la compagna ufficiale. Attenzione ragazze, perché erano solo sogni. Ok? Quindi è una persona che si è lasciata prendere dall'impulso del momento, dall'input, la voglio, ok? Si è abbandonato all'amore, si è lasciato andare all'amore. Ma non era il momento giusto. Ok? Quindi ci sono stati, sono subentrati successivamente in questo bagno di verità che questa persona poi si è trovata a dover fare, degli ostacoli. Degli ostacoli che o derivano appunto dalla presenza di una compagna ufficiale, nel caso in cui la vostra sia una storia clandestina. Compagno ufficiale che obiettivamente è ancora al suo fianco, oppure una persona che si è trovata a riflettere con se stesso dicendo: ma oddio, io voglio davvero impegnarmi? No, aspetta un attimo. Ok? Quindi gli ostacoli di questa persona sono di ordine sentimentale, cioè questa persona non sa maneggiare bene i sentimenti. Li ha provati, li prova? Sì. Vi desidera? Sì. Ma non è ancora abbastanza matura lui come persona o la situazione non era abbastanza matura al punto che lui potesse prendere delle reali decisioni. Ok? Quindi quando vi siete conosciuti o nel periodo precedente in cui magari vi sentivate di più, questa persona ha anteposto voi a tutto il resto. Ecco, adesso no, perché ha capito che ha osato troppo, che stava osando troppo e che quindi in qualche modo è come se vi avesse fatto delle false promesse. Attenzione, perché il Cavaliere di Coppe rappresenta proprio delle false promesse. Ma non è un imbroglione. È una persona che si è lasciata andare molto al sentimento che prova, ma che evidentemente è nato nel momento, diciamo, sbagliato. Comunque lui non è ancora maturo del tutto per prendere delle decisioni, e poi ve lo dirò e ve lo ribadirò anche qui nel futuro, eh. Oppure, Cavaliere di Coppe, come tutti i cavalieri rappresentano degli spostamenti, può essere che questa persona sia partita. Questo vale per alcuni di voi, ovviamente siamo in tanti, le casistiche sono diverse, l'interpretazione di ciascun arcano. Io correttamente e onestamente per ogni arcano ve le devo dare sempre tutte, poi voi scegliete quella che ovviamente è quella più consona, a volte sono anche più di una, eh? Perché in realtà il cavaliere generalmente è una persona che si sposta molto, quindi potrebbe aver avuto delle cattive notizie. Perché in accezione negativa il Cavaliere di Coppe è l'arrivo di cattive notizie che in qualche modo lo hanno portato a raffreddare un po' tutto questo grande ardore che va dentro di sé, per cui se all'inizio aveva anteposto voi a tutto il resto, ha dovuto fare l'esatto contrario. Quindi in qualche modo ci sono stati appunto degli ostacoli, delle brutte notizie, delle brutte sorprese. O anche un viaggio inaspettato e obbligato che questa persona ha dovuto compiere, che in qualche modo ha dovuto un po' allontanarlo da voi. Perché vi dicevo che questa persona ha dovuto fare un bagno di verità? Perché di fatti nel presente abbiamo proprio questo arcano, che è appunto la torre. Allora, questa persona, ovviamente, come vi dicevo, si è lasciata andare all'amore, si è lasciata andare al sentimento, a ciò che provava e prova per voi, e ve lo ripeto e ve lo ribadisco, questa persona prova un sentimento importante per voi, però purtroppo questa persona ha dovuto in qualche modo rinunciare a voi, e questa è la posizione del presente, quindi tuttora ne è consapevole, perché sa di aver osato troppo. La carta della torre rappresenta l'eccesso, l'esagerazione,
l'arroganza anche a volte, ma soprattutto la presunzione punita. Cioè, questa persona ha pensato di fare tutto e subito e troppo velocemente. Vi ripeto, o la vostra è una storia veramente clandestina, per cui evidentemente questa persona si è lasciata magari andare a delle esternazioni, sul magari appunto poter lasciare la compagna ufficiale, cosa che secondo me lui veramente vuole fare, ma che poi in realtà non può fare. Perché? Perché i suoi sogni per ora non hanno basi, come è tipico della torre. Tutto ciò che è stato scelto e deciso con la torre non ha basi sicure, non ha basi solide, e quindi la torre poi viene giù. La torre rappresenta quindi una sorta di fermo, ma di fermo obbligato, ragazze, che questa persona ha subito, non voluto, subito, proprio perché evidentemente si era spinto troppo oltre. E quindi sono cadute un po', vedete, tutte le maschere. Vi dicevo anche le false promesse. Quindi questa persona o non è pronta sentimentalmente, quindi è una persona che in realtà voleva iniziare una storia, la vuole, ragazze, vi ripeto, però in qualche modo si è dovuta un po' arrestare in questa situazione, oppure una persona appunto che ha ricevuto delle cattive notizie, la torre possono essere delle notizie scioccanti, però particolarmente gravi e pesanti, eh? Possono riguardare un po' tutti i settori della vita, mi auguro non il settore salute, però possono riguardare anche appunto il lavoro, la professione, il denaro, le finanze, quindi può essere stato un crack finanziario, comunque delle problematiche anche lavorative che questa persona sta affrontando, ha dovuto affrontare, oppure, vi ripeto, uno spostamento obbligato, comunque qualcosa di molto pesante, con il quale questa persona ha dovuto venire a contatto. Ma era la realtà che lui in qualche modo aveva cercato di nascondere a voi, ma anche a se stesso. Quindi magari semplicemente questa persona vi ha dato delle disponibilità che non aveva. Nel caso in cui chiaramente questa sia una situazione con una persona non libera, quindi per esempio impegnata, questa persona si è resa conto che obiettivamente non è che può andare tanto lontano. Perché qui ha una compagna che comunque ancora lo controlla, eh? Nel caso in cui quelle impegnate siate voi, questa persona si è resa conto che pur amandovi fa fatica a sopportare il fatto che voi abbiate un compagno ufficiale, perché vi sente sua e quindi maltollera questa situazione. Quindi vi ripeto, questa persona in questo momento è in questa situazione, cioè deve tirarsi su le maniche, un po' come faccio io fino in fondo per non tirarmi dietro sempre le carte. Questa persona in qualche modo deve farlo anche lui, per riuscire un po' a uscire da questa situazione, a questa situazione di impasse, che però vi ripeto, o è una situazione che riguarda una compagna ufficiale che questa persona può avere. Oppure, nel caso in cui questa persona sia completamente libera, possono essere problematiche di tipo finanziario, di tipo economico, comunque delle brutte notizie, ma veramente brutte. Oppure semplicemente, come vi dicevo all'inizio, questa persona in qualche modo non è ancora pronta. Ma a mio avviso, essendomi venuto un cavaliere di coppe, poi guardando la successione delle carte appunto che verranno, il problema qui è di ordine prettamente sentimentale, cioè questa persona in qualche modo si è lasciata prendere dal sentimento che aveva per voi, che ha per voi, ma in qualche modo ora sta guardando bene o nella sua situazione, appunto nel suo entourage, ciò che lo circonda, oppure soprattutto dentro di sé, e si sta facendo due domande. Come voglio andare avanti? Voglio andare avanti così? E questa è la strada che io voglio intraprendere? Oppure ho osato troppo? Allora, che cosa ha intenzione di fare nell'immediato futuro? Quindi non cosa farà concretamente, ma cosa lui ha nella testolina. Allora, qui abbiamo l'imperatrice e abbiamo il 2 di spade. Perché vi dicevo all'inizio che in effetti questa è una persona che ha dei dubbi su come procedere.
dubbi che riguardano prettamente appunto le coppe, cioè la sua interiorità, la sua emotività. Generalmente voi sapete che in tarologia la carta dell'imperatrice rappresenta l'altra, ok? Quindi nel caso in cui voi sappiate che questa persona è sposata o fidanzata, comunque è una persona ufficiale, questa persona si troverà di fronte proprio alla decisione, ossia appunto il due di spade. Questa persona dovrà decidere obiettivamente cosa fare con questa benedetta donna. Perché obiettivamente ha capito che è in una situazione di forte stagnazione che gli porta ulteriore dubbio, oltre a degli ostacoli effettivamente con voi. Quindi è una persona che in qualche modo dovrà cercare di capire quale delle due situazioni dovrà scegliere e come potersi muovere. Perché il due di spade rappresenta proprio la scelta tra due percorsi, un bivio. La persona è divisa proprio tra due possibilità, ma deve farlo però tenendo gli occhi aperti per vedere bene le insidie pericolose. Perché in realtà questa persona, vi ripeto, è indecisa nel caso in cui appunto voi sappiate che è una storia clandestina. Quindi non è vero che questa persona ha già scelto. Questa persona si troverà prossimamente di fronte alla scelta. Quindi ci sarà un momento di grande riflessione introspettiva, perché questa persona ha capito con quella torre che in qualche modo deve risolvere la sua situazione, perché non va da nessuna parte continuando così. Nel caso in cui questa persona non abbia nessuno e quindi questo terzo arcano non si riferisca a una persona a voi rivale, rappresenta chiaramente un'energia, ossia l'energia di evoluzione, la gestazione dell'imperatrice, cioè questa persona si troverà di fronte, come vi dicevo prima, con la carta della torre, di fronte appunto al dover chiedere a se stesso, vi ripeto sempre in maniera molto meditativa e riflessiva, come vuole portare avanti il vostro rapporto, proprio perché il terzo arcano rappresenta appunto l'evoluzione di un qualcosa, in questo caso di un rapporto di coppia. Quindi questa persona vuole cercare di capire come poter portare avanti il rapporto con voi. Se vuole dargli finalmente un nome, se vuole finalmente in qualche modo farvi diventare la sua donna ufficiale, questa persona si troverà di fronte al dover scegliere, al dover capire. Ma io con lei cosa voglio fare? Della nostra storia. Come voglio andare avanti? Vediamo però a livello concreto, questa persona prenderà una decisione, ma in maniera seria? Certo che la prenderà. Qui abbiamo uno splendido re di bastoni. Il re di bastoni, come il re di coppe, rappresentano sempre i soggetti delle stese. In questo caso mi è venuto proprio appunto lui, ossia questa persona finalmente avrà il controllo della situazione, il controllo della sua emotività, perché il re di bastoni è un uomo che ha sotto controllo tutto, soprattutto la sua emotività, ma non in maniera negativa, come ad esempio può fare il re di spade, che invece la tiene troppo sotto controllo fino addirittura ad imbrigliarla. No, in questo caso il re di bastoni è un uomo dominante che ha in controllo le situazioni, che non subisce, ma che porta avanti i suoi obiettivi, soprattutto i suoi obiettivi d'amore e anche goderecci, perché è una carta di bastoni. Soprattutto è un uomo leale, stabile, è una persona matura. Vi dicevo all'inizio che questa persona si è comportata con voi in passato in maniera non del tutto matura. Ecco, invece qui abbiamo la maturità, proprio come vi dicevo appunto all'inizio, no? Che qui c'è un percorso che questa persona sta facendo, ragazze, però è un percorso, insomma, direi piuttosto impegnativo, se non altro a livello emotivo, eh. È un qualcosa su cui lui dovrà lavorare particolarmente. Il re di bastoni, come un po' tutti i re, ci riportano al corrispettivo degli arcani maggiori, che è l'imperatore, che rappresenta la stabilità. Vi ricordate all'inizio cosa vi avevo detto con il cavaliere di coppe? Che questa persona guardava avanti verso una stabilità che in questo momento sa che non può essere in qualche modo ottenuta, ma che in futuro
potrebbe esserci, difatti, questa persona, appunto, concretamente vi arriverà, ma in maniera consapevole, direi, cercando una stabilità con voi. Quindi l'incontro ci sarà, certo, questa persona verrà proprio da voi, verrà desideroso, verrà con voglia di avervi, perché è un re di bastoni, quindi è un uomo molto focoso, un uomo molto passionale. È un uomo che difficilmente sa dire di no alla carne, però è anche un uomo che sa tenere comunque i suoi impulsi e le sue esigenze fisiche sotto controllo. Quindi non è più, diciamo, quel ragazzino, se così possiamo dire, passatemi il termine, che si è lasciato andare al sentimento, al desiderio e che quindi si è lanciato verso di voi. Troverete un uomo molto diverso, molto più maturo e che finalmente avrà preso una decisione. Nel caso in cui è una persona che ha una compagna ufficiale, questa persona vi verrà anche a parlare del ruolo che questa donna non avrà più nella sua vita o avrà ancora nella sua vita, perché questa persona si troverà di fronte alla necessità di effettuare una scelta e finalmente questa persona sceglierà. Anche perché vi ripeto che comunque il re di bastone è un uomo leale, quindi non è una persona che ama tradire, è una persona anzi molto fedele, quindi è una persona magnanima, è una persona anche disponibile verso il prossimo, è una persona gentile, cortese, ma è anche, ecco, una persona che sul piano affettivo può portare appunto a degli eventi lieti, felici, ad una sorta di armonia, a delle notizie molto piacevoli e quindi anche a degli incontri. Tra l'altro però possono essere degli incontri un po' inattesi, perché i personaggi di bastoni agiscono e reagiscono in maniera un po', diciamo così, inaspettata. Di conseguenza è una persona che può farvi anche una bella sorpresa. È una persona dinamica che, per esempio, vi può fare una telefonata e chiedervi, per esempio, dove sei, quindi venire da voi. Lo farà con sincerità, con voglia, in maniera appassionata, eh? Quindi vi posso garantire che questa è una persona che vuole tornare da voi, anche perché mi fosse venuta la torre in questa posizione, la situazione cambiava. Qui c'è proprio un'evoluzione di questa persona, che si troverà, vi ripeto, a dover capire un po' che cosa farne in qualche modo di questa terza persona, nel caso sia una persona impegnata, o comunque cosa fare del rapporto con voi, come eventualmente farlo evolvere. Però vi ripeto, questa persona assolutamente vuole continuare con voi, quindi non c'è nessun problema. Allora, questa carta io la metto in questo momento, in questo modo, proprio perché devo fare spazio a questi arcani che, come vedete, arcani barra oracoli, che come vedete sono piuttosto grandi e piuttosto ingombranti. Allora, per quanto riguarda appunto queste carte, in realtà prevedono che nel mescolarle se ne girino alcune, proprio perché in questo caso queste carte non hanno, come appunto ho sempre detto nei tarocchi, un'accezione positiva e negativa a seconda della posizione della stesa, ok? In questo caso questi oracoli, queste carte, hanno un significato positivo se vengono a dritto e completamente al contrario se invece vengono appunto a rovescio. Quindi una minima parte va comunque sempre girata nel momento in cui appunto le si mescola. Quindi riponiamoci la stessa domanda, ossia se appunto quest'uomo tornerà, lo incontrerete e lo vedrete, a prescindere che sia una storia libera o in qualche modo appunto una storia clandestina, chiamiamola così, quindi questa persona impegnata o voi impegnate. E qui utilizzerò un altro metodo, che è il metodo tipico da utilizzare, diciamo, con questi arcani, che è appunto il cosiddetto oracolo di Virgilio. Sono tre posizioni, dove la prima indica il presente della situazione, la seconda il futuro immediato della situazione
Ed infine il consiglio, ossia cosa è giusto fare in modo da portare a casa qualche risultato, se non altro da vivere bene questa situazione. Allora, allora, vediamo un po' a questo punto. Prima posizione, ossia il presente fra voi e questa persona. Allora, il fulmine. Vedete che questa è una carta evento, ossia rapidità, crescita fisica e psichica, cambiamento, nuova vita. Io vi leggo chiaramente i significati e ovviamente ve li spiego. Questa carta, la carta del fulmine, rappresenta una potenza distruttrice. Vi ricorda qualcosa? Fulmine e fulmine, la torre, presente e presente. Sono incredibili veramente gli arcani. Allora, il fulmine rappresenta proprio qualcosa di forte, ragazzi, uno scossone, qualcosa di potente, di energico, di inarrestabile, che in qualche modo ha avuto corso proprio in questo presente, o comunque tra il presente e il passato più recente, che ha portato ad un inevitabile cambiamento e alla necessità di dare un corso nuovo alla propria vita. Ok? Quindi, come vi dicevo appunto con la carta della torre, un evento inaspettato e improvviso che in qualche modo ha creato appunto quasi uno shock e che ha portato e porterà comunque a un cambiamento. Vi dicevo appunto a un ragionamento, una riflessione di questa persona. Cosa vi dicevo con il 2 di spade sull'imperatrice? Questa persona, da questa situazione di arresto, deve comunque, ha dovuto comunque in qualche modo bloccarsi e fermarsi a riflettere. Riflettere per dare nuovo corso a che cosa? Vi ripeto, nel caso in cui sia una storia a tre, cosa fare tra voi e la compagna? Nel caso in cui sia una storia tra due persone libere, cosa farne con voi? Se dare vita realmente ad un nuovo progetto di vita con voi. Quindi questa carta, ragazze, guardate che è molto potente, perché rappresenta un grande cambiamento nell'aria. Qualcosa, vi ripeto, di imprevedibile e che darà vita e che ha dato vita a una vera e propria rivoluzione nella vita del consultante. Quindi ci si può aspettare di tutto. Generalmente, se questa carta viene estratta al diritto, sono cambiamenti che porteranno ad una positività, ve lo dicevo, con appunto il re di bastoni. Quindi ci sarà un vero e proprio equilibrio che, d'accordo, ragazzi, richiederà sforzo, ma che comunque porterà ad una corretta interpretazione innanzitutto della realtà, di quelle che sono le sue reali possibilità, di cosa vuole farne della sua vita e finalmente un momento di crescita non indifferente, ve lo dicevo, nel passaggio da cavaliere a re. Notate, vi ripeto, presente e presente, torre e fulmine. Praticamente sono due carte identiche. Allora, vediamo a questo punto nel futuro che cosa ci sarà. Il monte. Appunto, calma, ordine, dolcezza e senso divino. Allora, come vi ho detto poco fa, questo è un percorso che richiede fatica. Quindi non è un qualcosa che può avvenire velocemente, nel senso che
questa persona necessiterà di tempo, ve lo dicevo con i due di spade, questa persona dovrà molto riflettere su come portare avanti la sua vita. E lo sta facendo già nel presente e lo farà ancora con un'attenta riflessione. Quindi senza più colpi di testa, ve lo dicevo anche prima, con il re di bastoni. Il monte rappresenta appunto l'equilibrio, rappresenta la calma, rappresenta la stabilità, rappresenta la prudenza. Questa persona non agirà più come cavaliere come ha fatto all'inizio, ma è una persona che agirà in maniera invece molto saggia. Vi ripeto, anche purtroppo prendendosi del tempo e anche magari lasciandovi un po' in attesa. Ma vi ripeto, lo farà anche probabilmente per non ferire nessuno, perché comunque, come vi ho detto anche prima, il re di bastoni è un uomo leale, è un uomo che sa prendersi cura degli altri, è un uomo magnanimo, quindi non vuole far soffrire altre persone, soprattutto non vuole più illudere altre persone, perché vi ripeto che probabilmente inizialmente vi ha dato delle illusioni, può avervi creato delle illusioni e lui lo sa, quindi non vuole più farlo. Quindi una persona che necessiterà di tranquillità interiore per vedere più profondamente le cose. Non è una carta di fermo, non è una carta di blocco, attenzione, perché è una carta che rappresenta comunque un luogo, ossia in questo caso un luogo interiore, ossia la scena di un'azione. In questo caso è una scena di azione interiore, cioè questa persona agirà dentro se stesso e con se stesso. Ragazzi, ve lo dicevo con il due di spade, ma è incredibile come queste due stese veramente combacino in tutto e per tutto. Questa persona dovrà guardare dentro se stesso, ma in maniera pacata, calma, ordinata, senza foga, senza troppa fretta. Vi dicevo anche prima, senza quell'ardore che in qualche modo può accecare e porterà ad uno sviluppo lento, ma comunque ad uno sviluppo su tutte le linee principali della sua vita, dei rapporti che lui ha in essere, in modo da non creare più contese. Se fosse uscita al rovescio, questa carta invece indicava passività, perché questa persona si sarebbe trovata di fronte ad una stagnazione interiore, cioè una persona piena di dubbi, incapace di riflettere. In questo caso invece, vi ripeto, anche se prolungata nel tempo, qui verrà presa una decisione e finalmente questa persona riuscirà, guardandosi dentro, a capire cosa deve fare della sua vita. Quindi gli eventi si svilupperanno dolcemente, ma in maniera irreversibile. Ve lo dicevo con il fulmine e con la torre. Qui c'è un qualcosa a cui questa persona sta pensando e vi arriverà cambiata questa persona. La carta del monte rappresenta stabilità e ovviamente stabilità che rappresenta il re di bastoni, il suo corrispettivo, ossia l'imperatore. Vediamo a questo punto che cosa vi consigliano gli arcani. La donna bionda, in questo caso anche se voi non siete bionde, nel senso che comunque la stesa è valida lo stesso. La donna bionda rappresenta in questo caso, guardate, la serenità, l'affidabilità, la maternità e la sensualità. Allora, in questo caso vi viene consigliato di mostrarvi a quest'uomo e a questa persona nel momento in cui questa persona tornerà, e ovviamente ragazze, se lo volete, perché questo è il consiglio, perché vi ripeto che qui le tempistiche non sono rapidissime, ok? Questa persona, nel momento in cui tornerà, se volete in qualche modo proseguire il rapporto con questa persona, dovreste comportarvi in maniera serena, in maniera attraente, sensuale, avvolgente, belle, delle donne che sono in grado di appagarlo, di stargli accanto, di attenderlo, di aspettarlo perché innamorate, perché prese.
Quindi non dovete mostrarvi capricciose, irascibili, indispettite, assolutamente no. Fatevi vedere nel massimo della vostra bellezza e anche della vostra stabilità, del vostro equilibrio interiore. Mostratevi come persone responsabili, autonome, che non giudicano, non instabili, ma come persone che possono farli eventualmente da guida. Una donna empatica, mostratevi una donna empatica, una donna che è in grado di aiutare l'altro, anche in maniera amichevole. Ovviamente però cercando anche di attrarlo fisicamente e sessualmente, sensualmente. Perché vi ripeto che in questo caso abbiamo appunto il re di bastoni che tornerà da voi assolutamente eccitato da voi e dalla vostra bellezza. Dunque, questa seconda stesa direi che conferma in tutto e per tutto la prima stesa con appunto i viceversa tarot. Per rispondere alla domanda iniziale, questa persona la rivedrete assolutamente sì. Ci vorrà però del tempo, ragazzi. Qui obiettivamente non credo che la stesa rappresenti dei tempi particolarmente veloci. Rappresenta invece, a mio avviso, delle tempistiche un po' più lente, magari del dovuto, di quello che magari voi potreste aspettarvi, ma d'altronde, evidentemente, questa persona deve decidere. Vi ripeto, deve dare un nuovo corso alla sua vita, come vi dicevo appunto con la carta del fulmine. Di conseguenza, questa persona dovrà capire bene cosa farne della vostra storia, cosa farne con voi, se diciamo dare un'ufficialità importante al vostro rapporto e nel caso in cui questa persona sia occupata, che cosa farne dell'altra persona. Ma vi ripeto che questa persona non ha nessuna intenzione di perdervi. Sta semplicemente cercando di capire come poter agire in modo da non far soffrire nessuno e da non illudere nessuno. Ma questa persona è molto attratta da voi e tornerà molto attratta da voi. Dovete soltanto però pazientare, perché qui le tempistiche, vi ripeto, non sono proprio brevissime, ok? O comunque nel momento in cui voi vi stiate aspettando dei cambiamenti in questa situazione, cioè nel momento in cui in realtà voi vorreste vedere di più questa persona o vorreste che in qualche modo lui lasci la compagna nel breve tempo, direi che nei brevi prossimi periodi questo non potrà avvenire. Questa persona si porrà invece nella condizione ancora di dover pensare e riflettere, però non chiaramente perdendo voi. Questo è poco ma sicuro, assolutamente no. Ci sono delle tempistiche un pochino più lente, perché questa persona finalmente dovrà decidere, dare una svolta definitiva alla sua vita. Di conseguenza, che cosa dirvi? In bocca al lupo e tenete duro.